Ciao ragazzi, ciao Mattia. Ciao. Dai, raccontaci un po', facci vedere questo cavalletto. Lo aspettiamo, lo stavamo aspettando da tanto e siamo contenti che ce l'hai portato. Dai, illustraci un po' quali sono le caratteristiche più salienti. Beh, allora, questo è uno dei prodotti più attesi dell'anno, diciamo. E erano 3 anni che lo stavano progettando e quindi hanno fatto veramente un prodotto, non perché lo vendo io, però a detta di tutti eccezionale negli studi, nel design, nelle forme. Soprattutto è piccolissimo, c'ha una testa compatta che si va a incastrare all'interno della struttura del cavalletto, e leggerissimo, perché quello in carbonio siamo sul 1,2 kg, mentre in alluminio siamo un 300 grammi sopra, quindi 1,5 kg. Molto veloce da aprire, perché con questo sistema lo posso aprire molto velocemente in tutte le sezioni, che sono 5, e nello stesso tempo andarlo a chiudere tutte quante molto velocemente. Una volta aperto raggiunge un'altezza di 1,60 m nella massima apertura, per una tenuta massima, quella che ci dichiarano loro, insomma, siamo sui 10 kg. Perfetto. Comunque abbiamo visto che non ci sono problemi di peso, che aumentando comunque il peso non rimane stabile comunque. Sì, rimane stabile. Loro comunque ce lo garantiscono per 10 kg, e anche se al giorno d'oggi con una mirrorless raggiungere 10 kg è difficile. Sì, c'è, esatto. Sì, sì, sì. Insomma, è abbastanza. E poi è garantito a vita. Qualsiasi parte si rompe, qualsiasi parte ti viene sostituita, ti viene mandata a casa con un video tutorial che ti insegnano a cambiarlo, ma soprattutto a pulirlo. Ci sarà un video che ti insegnano le parti come si smontano, così te lo puoi pulire, e dove si, insomma, soprattutto i viaggiatori, magari, certo, si riempie di sabbia, polvere, esattamente. È importantissimo. Comunque un prodotto, sì, che costa, quindi c'ha una garanzia a vita che te lo protegge, però c'hai anche un'assistenza dietro che ti aiuta. Ti aiuta, esatto. E viene fornito di questa sacca per andarlo a inserire all'interno dello zaino, o anche solo per il trasporto, e una rigida all'esterno, quindi, certo, ci saranno due custodie protettive. E questa tra l'altro è molto bella, perché me lo posso portare a mano o con le monetine qui con gli anchor links, me lo posso portare a tracolla, la stessa cosa il cavalletto, e senza custodie hai due ancoraggi nella parte, uno nella parte interna e uno nella parte superiore, così me lo metto a tracolla se devo fare un'uscita veloce o la macchina. Dentro la borsa, tipo, non so, una 5 litri, una sling 5 litri, e il cavalletto a tracolla dietro, quindi insomma mi permette di essere molto modulabile. Il bello della testa è che si può ruotare completamente, perché è una testa sfera, e con la parte bassa la posso andare a fissare, e quindi non si muove, c'è una frizione. E nella parte superiore invece c'è l'aggancio della piastra, che è quella standard dei capture, diciamo, del capture, che comunque sarebbe un attacco arca plate, con una chiave che viene data in dotazione al cavalletto per andare a fissare le viti ogni tanto, certo, ci viene data una specie per di manutenzione, per la manutenzione. Posso andare a togliere queste due viti qui e andare a collocarlo con una piastra video, quelle, diciamo, quelle che fanno il giro della macchina, per, certo, per capirci, sì, una, sì, piastra, sì, video, insomma. Ecco, quindi siamo molto fiduciosi di questo prodotto. Che purtroppo, sul mercato, purtroppo infatti uscirà a malincuore a marzo. Dobbiamo aspettare marzo, non marzo possiamo fare il regalo di Natale, però insomma quello di primavera. Quello, no? Cioè, è anche il periodo giusto per uscire a fare due foto. È giusto. Aspetta, dai, allora, aspetta, l'ultimo, facci vedere il smartphone. La chicca, giustamente, è vero, ma ci siamo dimenticati. Allora, l'abbiamo fatta apposta, non volevamo farlo vedere, però Giordano si è ricordato, grazie. Nella parte inferiore, dove c'è l'aggancio per lo zaino, certo, nella parte inferiore, sì, c'è lo sblocco, sempre tutto calamitato, così non vado, cade, a perdere il supporto, esatto, non cade. Sì, grazie mille. E mi permette di andarmi a ancorare lo smartphone nella parte superiore, quindi in questo modo qui,
Eccolo qua. Perché questo? Perché il telefono purtroppo al giorno d'oggi è una delle fotocamere più utilizzate, quindi questo, essendo un cavalletto da viaggio, ci permette di essere abbastanza modulabile. Quindi se devo fare un time lapse, un video o delle foto semplicemente anche in notturna col telefono, mi permette di farle e di usufruire anche di questo supporto video o fotografico. È una bella integrazione, insomma, è gratuita, è simpatica, sappiamo che non è lo strumento principale, ma sì, chi pensa a questo, però... insomma, va bene, ti ho rubato il telefono. Però ci piace un po' tutto. Ecco, saranno due le versioni, carbonio ed alluminio, e come puoi vedere è veramente una piuma, diciamo. Abbiamo notato, sì, infatti ci piace tantissimo il design, la compattezza, la sua leggerezza, ma soprattutto che sia stabile. Abbiamo provato, insomma, a spingere un po' ed è robusto, per terra rimane ben ancorato, siamo contenti. Sì, no, poi una cosa interessante è il fatto che la testa si va a incastrare all'interno, che su molti cavalletti la testa viene venduta a parte, e quindi sì, essendoci già una testa dentro e un peso bassissimo, insomma, sì, pensiamo che, insomma, possa fare veramente la differenza, non solo per il design ma anche per la qualità costruttiva soprattutto. Sì, esatto. Bene, allora grazie ciao, buona giornata. Ciao.